Nei giorni scorsi ho scritto un articolo dedicato alla scrittura terapeutica. Questo perché volevo raccontare che cosa si intenda veramente per scrittura terapeutica, che non è solo una parte istintuale dove noi raccontiamo noi stessi, c'è anche una parte tecnica dove poi da quello che abbiamo scritto traiamo dei risultati, delle conclusioni, degli elementi che ci possono essere d'aiuto. In questo articolo ho parlato di tanti elementi interessanti, l'ho trovato sul mio blog alessandraperotti.com e ho parlato anche dei luoghi, di quanto è importante concentrarsi sui luoghi. Per quanto riguarda la narrazione di sé, è interessante fare addirittura una mappatura dei luoghi in cui noi abbiamo vissuto, viviamo, luoghi in cui abbiamo passato tanto tempo, i luoghi dell'infanzia. Lì andiamo a ritrovare tanto di noi, perché sono gli anni della formazione, della crescita. Quindi tornate con la memoria in quei luoghi, andate a riscoprire le sensazioni che avete vissuto, le persone che sono state con voi, gli odori dei luoghi, i sapori che avete gustato in quella determinata cucina in cui avete vissuto. E quindi vedeteli proprio anche come un percorso. Quindi grande attenzione anche proprio alle sensazioni che lì abbiamo vissuto. Poi tutto questo vi si rivelerà e sarà anche poi possibile interpretarlo. Voglio dare anche un'indicazione per i narratori, chi invece descrive luoghi entro cui fa muovere i propri personaggi. Attenzione a non fare la descrizione seriale, ne ho già parlato altre volte, non dobbiamo descrivere tutto, particolare per particolare, di quello che vediamo, a meno che ci siano delle ragioni narrative particolari, ma dobbiamo anche qui attraverso determinati particolari, sensazioni, immagini, a volte basta una sola immagine per dire che cos'è un luogo, per descrivere la sua atmosfera. Io stamattina sono in un luogo bellissimo, in un luogo di mare, quindi le mie sensazioni sono super, super positive e di grande connessione con la natura, quindi da questo può venire solo del positivo. A voi auguro di essere nei luoghi del vostro cuore e buona giornata.